C'è un'applicazione che si chiama Once e questa determina le affinità tra le persone. Quindi tu non ti conosci per un profilo messo così a caso, ma realmente per le affinità che due persone possono avere in comune. Cioè mi fa l'algoritmo di quello che voglio. No, l'animo ritmo. Brava, ok. Marisa ha già capito tutto. E qui con noi oggi avremo, per parlare di questa applicazione, per farci spiegare meglio di cosa si tratta, con noi Francesca. Ciao, ben arrivata. Ciao. Ma che piacere conoscerti. Cupido, come stai? Non sai dove sei andata ad infilarti. No, non hai idea, poi te l'ho messa accanto a me, sei rovinata. Ah sì, addirittura, spiegate. Allora, chi comincia? Sono curiosissima. Allora, Francesca, tu ti definisci una matchmaker, esatto. Ovvero una creatrice di incontri, organizzatrice di incontri, che detto così in italiano forse non suona benissimo. Sei un po' il Cupido dei giorni nostri, sei la nostra Marta Flavi. Esatto, giusto? Esatto. In cosa consiste esattamente? Io metto in contatto le persone, quindi persone che sono iscritte su questa app, Once, si scrivono mettendo delle foto, descrivendosi con un profilo, raccontando di sé, degli hobby, degli interessi, delle passioni. E poi persone come me mettono in connessione le persone, quindi leggendo i profili, guardando le foto, o anche solo con seguendo le proprie idee, i propri istinti, mettono insieme le persone. Gli utenti, sì. Quindi la persona iscritta una volta al giorno riceve il match e se entrambi si piacciono poi possono iniziare a parlare. Ma ci vuole molta sensibilità, no? Per riuscire a capire quali persone potrebbero star bene insieme. Diciamo che è intuito, a me viene spontaneo leggere una descrizione ad esempio di una donna e intuitivamente vedere nella foto di un possibile candidato se quello che mi ha chiesto lei si può ritrovare in quello che mi sta dicendo lui. Voglio farti questa domanda, sì. Che uno lo pensa sempre di questi siti di incontri, esatto. Qui sono persone che si vogliono realmente conoscerci, sì. Sono persone che vogliono avere una relazione, cioè non è come quelle app che si usano per incontri, no. Come dire, fugaci. No, ma infatti secondo me anche solo dalla tipologia di utenza sono molte più le donne rispetto agli uomini, è comunque una quantità omogenea, però sono più donne che uomini e comunque la richiesta è proprio quella, una relazione. Certo. Io ad esempio tra l'altro mi occupo del matchmaking personale, quindi sono la Cupido digitale personale, quindi che le persone possono parlare con me. Ma non dirlo troppo ad alta voce. No, voglio capire. Intanto c'è una cosa, andiamo veramente ormai velocemente, sì, siamo sempre di corsa, sì, dalla mattina alla sera facciamo, esatto. Tutto di corsa, quindi anche le persone è diventato così, non è così facile e abbiamo pochissimo tempo, esatto. E voi anche in questa avete trovato il modo di, sì. Fare incontrare le persone, esatto. E volevo farvi vedere una clip, sì. Lo speed date è un modo pratico e veloce per conoscere nuove persone, adatto ai frenetici tempi che viviamo, concede poco tempo e punta tutto sulla prima impressione. Questa speciale serata per single dai 28 ai 50 anni è organizzata per far incontrare uomini e donne, ma è anche un modo nuovo di comunicare e di farsi nuovi amici. Lo speed date ha successo perché unisce la voglia di divertirsi a qualcosa di concreto, cioè incontri proprio le persone non a livello virtuale come nelle chat, ma a livello proprio fisico. Forse quello che di cui c'è bisogno è mettersi seduti e guardarsi negli occhi. Nel conoscere una donna preferisco molto quello che è il vis-à-vis, quella che può essere un'empatia che secondo me si può scoprire soltanto vedendo una persona. Potrebbe essere che stasera conosciamo qualcuno di interessante. Mi piacerebbe incontrare magari la ragazza giusta per un domani, per la vita, insomma. Mai dire mai. I partecipanti ricevono una scheda con un numero e potranno incontrare 20 persone del sesso opposto. Con ognuna di loro parleranno per circa 300 secondi fino al momento del cambio, quando gli uomini scaleranno di posto. Alla scadenza dei 300 secondi i partecipanti metteranno una preferenza sulle loro schede e se la scelta sarà reciproca verranno messi in contatto dagli organizzatori. Ho segnato molti sì. Speed date è una bella esperienza da rifare. Qualcuno sì, il numero l'ho segnato, il numero, poi vedremo se sono rose. Diranno, ma chi può saperlo?
Ma Francesca, secondo te com'è possibile? Cioè, se io penso a me, metto in discussione mio marito circa ogni giorno, in che modo in 300 secondi una persona può capire se qualcuno gli corrisponde? Allora, sicuramente l'impatto visivo è importante, però a mio avviso devi comunque conoscere le persone, quindi devi parlarci, devi entrarci in confidenza, quindi può essere un buon inizio, poi però ci deve essere qualcos'altro in un po' più Quanti concreto. Quanti appuntamenti fanno in media per conoscersi? Allora, adesso non parliamo in più però dello speed date, io parlo ma nell'agenzia, con l'app, si incontrano. Beh, di solito sono il 30% comunque delle persone che vengono messe in contatto poi iniziano. Sì, ma quante volte si incontrano prima di che li mettete, comincia una relazione? Allora, le persone vengono messe in contatto, poi le persone ovviamente conoscendosi decidono se vogliono conoscere, incontrarsi oppure no. Sì. Poi, ripeto, quello che faccio nello specifico è parlare con le persone, quindi cerco di andare di solito più in profondità, chiedo esattamente che cosa non è andato nella tua ultima relazione, raccontami che cosa stai cercando, che cosa ti è successo, e quindi poi in base anche a quello che mi dicono loro vado io a cercare per loro. Certo. Ovvio. Ma infatti basta essere così pessimiste e mettere solo le nostre esperienze personali sdraiate su questo divano, partirei dall'inizio, ecco, come si comincia? Allora, si scarica sul cellulare l'app, questa applicazione. Fino a qua lo sappiamo fare, da single. Esatto. Ti iscrivi, scegli qualche foto, le foto ovviamente sono molto importanti anche perché secondo me anche come matchmaker la foto è quello che mi esprime quello che tu vuoi dire al mondo di te, quindi puoi mettere una foto in cui sei dinamica, una foto in cui, adesso mi invento, se vuoi far vedere il tuo lato che è un lato dolce, molto sviluppato, scegliere delle foto molto dolci, se sei una persona dinamica, certo, sportiva. Sceglierai foto di un altro taglio, però è anche il modo di poter mettere una tua descrizione, quindi è lì che metti in gioco te stesso e quello che stai cercando. Quello ci siamo abituati con i social, ognuno di noi ogni giorno mette una descrizione di ciò che è, ciò che vorrebbe essere, quindi quello sì. Ma quali sono le caratteristiche più richieste dagli uomini e dalle donne? Allora, io quando ho iniziato ero convintissima che avrei ricevuto tante richieste molto emotive da parte delle donne, molte richieste fisiche da parte degli uomini. E invece no, gli uomini mi hanno stupito tanto perché cercano il più delle volte, a parte le more, ho scoperto che agli italiani piacciono tanto le more. Mannaggia, adesso che mi sono fatta bionda, porca miseria. Avrai altre qualità, senz'altro che ricerca. Sai cucinare, poi sì, soprattutto cara. La dolcezza, quindi ad esempio una foto con una tua foto in cui sorridi sicuramente potrebbe essere vincente. Cercano proprio quello, la dolcezza, la... Che comunque sono spaventati dalle donne che sono diventate troppo aggressive, quindi in questo modo tu praticamente fai una scrematura di quelle che lo sono meno. No, dipende, perché poi ovviamente ognuno può scegliere in base ai propri gusti, chiedere in base ai propri gusti, però se devo pensare alla maggior parte delle richieste sono state da parte degli uomini più legate a una sfera proprio emotiva, quindi una persona con la quale, già da quello che mi chiedevano, quindi romantica, dolce, quindi si può fare anche una richiesta oltre compilare la tua scheda. Sì, infatti quello che faccio io è quello, oltre al servizio alla quale hanno accesso tutti. La cosa più strana che ti hanno chiesto? Mi ricordo, questo ragazzo mi aveva chiesto una serie infinita di caratteristiche e ci sta, io ovviamente ho chiesto, mi sono prese i miei appuntini, ho detto vabbè, vado a cercare, certo, tutte le vari utenti e vedo di trovare una ragazza per lui. Gliel'avevo trovata, ho sottoposto il profilo, era perfetta per me, guarda, mi spiace ma lei fa la barista e io sarei troppo geloso, ho bisogno di una ragazza coccolosa. Coccolosa non l'avevo mai sentita. Cosa ha detto? Coccolosa. La barista non può essere coccolosa. Perché sarebbe stato troppo geloso e quindi voleva una persona un po' più introversa e un po' più coccolosa. Ma il concetto non è poi conoscere realmente la persona. Il concetto magari era davvero coccolosa, questa ragazza. Esatto. Quindi... Ma nessuno si è mai invece innamorato di te mentre cercavi di dargli dei consigli per trovare la donna della sua vita? In realtà capita più spesso che mi scammino per psicologa, quindi... Ma certo, perché... diventi amica e quindi è naturale, ti chiamano notte e giorno. Esatto. Senti Francesca, ma invece di tutte queste coppie che tu hai creato, poi realmente quante sono ancora insieme? Di solito, guarda, le percentuali sono il 30% comunque del... Non è poco il 30%. Il 30% diventa una connessione, quindi le persone effettivamente entrano in contatto, si conoscono, eccetera. Poi ovviamente viene lasciato la libertà di ciascuno capire, anche perché lo sappiamo tutti.
quello che dicevamo un po' prima, un conto il primo impatto, un po' devi conoscere la persona, certo. Certe cose vengono fuori col tempo, non emergono subito. Brava, Francesca, hai un tono così calmo e tranquillizzante che ti richiederei di tornare prima o poi sul nostro divano, perché ho idea che abbiamo più bisogno dei consigli di Francesca che di quelli del parrucchiere, sicuramente.